Capurso in corsa in realtà possiamo dire che è diventata ormai una classica, quest'anno tra l'altro la prima pomeridiana dell'anno, ma in realtà tutto il movimento si è ripreso e questa conferma l'abbiamo ricevuta anche noi con un numero di iscritti che è tornato all'epoca pre-Covid assolutamente. Devo ringraziare tante persone, in primis l'amministrazione comunale che è sempre al nostro fianco, che pienamente comprensiva di quello che è il nostro progetto, ma in aggiunta l'Avis che è assolutamente sempre di grande collaborazione, tutti i nostri sponsor che avremo occasione di citare in occasione delle premiazioni. E vorrei citare in particolare la Consulta della Bicicletta, Consulta Comunale della Bicicletta, che ci aiuta fortemente. E in particolare ringrazierei Hotel 90, sempre al nostro fianco. Tutti gli altri sponsor saranno citati dopo, grazie a tutti. L'esperienza Covid è stata un'esperienza che ha rallentato un movimento che era lanciato, ma si sta riprendendo, ci stiamo riprendendo, sta ritornando tutto all'epoca d'oro, il movimento è in grande crescita. Noi tra l'altro vorrei citare in particolare, noi come Biombra New Age stiamo partecipando a due progetti finanziati da Fidal Nazionale, esattamente Run Card Young e Run Card Silver, che sono due progetti che hanno lo scopo di avvicinare all'attività di atletica leggera i ragazzini dai 5 ai 15 anni e gli adulti over 65. Queste sono iniziative importanti perché è tornata la socialità, tanti atleti, quest'anno abbiamo pure battuto il record di atleti iscritti della Capurso in corsa. È importante perché arrivano 800-850 persone che poi restano sul territorio, quindi sotto il punto di vista del marketing territoriale, del turismo, sono davvero un'eccellenza questo tipo di iniziative. E l'amministrazione è vicina alla società da sempre, io sono uno dei primi iscritti della società, non ero ancora amministratore quando la Bioambra New Age è partita con l'organizzazione della Capurso in corsa, quindi viva la Capurso in corsa, viva Capurso e viva questo bellissimo circuito del trofeo Terra di Bari che porta in giro per la città metropolitana, per tutta l'area metropolitana, centinaia e centinaia di atleti. La sua prossima gara, sindaco? La prossima gara sicuramente a Delfia la settimana prossima, io cerco di non perdermene una, ci sono sempre. Ma l'obiettivo più grande? Per quanto mi riguarda è arrivare bene senza stancarmi, tra l'altro ho una maratona programmata a novembre a Verona, quindi corro la mia seconda maratona, cerco di prepararmi al meglio anche lì solo e soltanto per arrivare in piedi. Ciao Francesco, buona corsa anche a te! Andiamo sul podio, dai, andiamo! The winner is... Adesso! Italia 1! La gara Capurso ormai da un po' di tempo, precisamente sono 10 anni da quando abbiamo iniziato, questa è l'ottava edizione, è veramente qualcosa che ormai si integra perfettamente con quello che è il nostro territorio, che da sempre ormai è accogliente, si vede dalla partecipazione della gente che viene qui a Capurso, perché ormai ci troviamo in un post-Covid che finalmente ci sta portando veramente ad essere tutti quanti più felici, a vivere questi momenti più intensamente. Allora, Capurso ha sicuramente tanti angoli che sono ammirati e sono anche da apprezzare. Innanzitutto noi proprio il nostro percorso l'abbiamo studiato per far ammirare quelle che sono le nostre peculiarità e quindi abbiamo la Basilica della Madonna del Pozzo, abbiamo il cammino con la Cappella del Pozzo, e per diciamo, far conoscere anche quello che è l'Interland, le nostre campagne, c'è un percorso stupendo con dei moretti a secco tipico del paesaggio pugliese.
il sindaco podista, lei podista, un'amministrazione che avvantaggia, favorisce, è vicino al mondo dello sport, in questo caso dell'atletica leggera. Certamente, noi siamo molto ma molto vicini al mondo dello sport, in questo caso sì l'atletica leggera, perché noi siamo un'amministrazione che corre, corre in tutti i sensi. Sì, lo sport per questa amministrazione è sempre al primo posto, non a caso Capurso è un paese che ultimamente ha, ha messo su una serie di strutture e impianti dal punto di vista sportivo che naturalmente ci pongono come una delle realtà con più strutture a disposizione per tutti quelli che vogliono fare sport.
Nicola! Vai Fabio!
non mollare. Dai Flo, dai, forza, forza ragazze, dai, non è prestissimo. Riccardo, dai! Dai, dai! Dai, ragazze! Forza, non mollate! Forza, 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 forza! Ale, ale! Forza, forza, non mollate, dai, fino alla fine, fino alla fine. Forza! Forza, forza! Dai Francesco! Come stiamo qua? Tutto tranquillo? Per fortuna! Quando facciamoci sentire tutti! Il vincitore della Capurso in corsa edizione 2023! Forza! Forza! Va a vincere e a chiudere! E a chiudere! 31 minuti e 38 secondi! Forza! Io non ho il coraggio di chiedergli nulla! A parte che potrebbe mandarmi malissimo, ma bisogna fare anche attenzione perché a fine gara cominciano a sputare. Sì? Un anno ho beccato. Hai beccato tu un. C'è di tutto. Però tra un po' lo andiamo ad intervistare, Luca. Arriva il secondo, Capurso, fatti sentire! Accogliamolo con un applauso! Avanti! La pettorina è la numero 587! Bravi! 31 minuti e 16! Bravissimi! Grazie a te, buon nome, il tuo nome? Un applauso! Abdul! Un applauso ad Abdul! Ci vediamo sul palco dopo per la premiazione, il terzo! 0-0-4! E ci fa pure la pernacchia! Siamo arrivati al nono! Al nono! Questo qui dovrebbe essere il decimo classificato. Allora, poi finire una gara è sempre questa scarica di adrenalina fortissima. Hai muscoli che ti rilassano completamente, sì. Forza, forza! 10 chilometri, Capurso in corsa, complimenti! Complimenti a tutti, bravi!
fine al 42esimo, Atlante Cosmo. Forza, forza, Bragliocchi! Bravissimi, complimenti a tutti naturalmente. Se non il secondo, poi alzate! Ecco, forza! Bravissima, complimenti! Forza, forza, bravi, bravi tutti! La fatica si fa sentire, come giusto che sia. La squadra atletica Pro Canosa. Bravi, ragazzi, bravi, complimenti! Non suggerisco niente. Brava Milena! È gara bellissima, bello percorso e io come allenamento 10 km, sì, stamattina ho fatto 14 km, ritmo 3,50 e grazie a tutti gli organizzatori, tutti i partecipanti e bravo, bravo organizzatore, sì sì, bello percorso, veloce, sì sì. Complimenti! Brava! Una grandissima prestazione, ha chiuso in 40 minuti e 50 secondi. La gara è andata bene, faccio i complimenti a tutta l'organizzazione. E il percorso è stato tecnico e allenante. Il mio prossimo obiettivo principalmente è tornare quella che era un tempo, in quanto sono stata ferma diversi mesi per un infortunio, quindi sto ricominciando pian piano, ho ripreso da un mese e mezzo. Spero di esserci nella prossima tappa ad Adelphia se tutto va bene. Lo sport fa bene e aiuta un po' a liberare i pensieri e a superare tutti gli ostacoli che la vita ci mette davanti. Complimenti. Allora, dicevo Luca, partiamo con la categoria che è il migliore promesso. Femminile, premiato. Ma Capurso è corta questa bellissima via. I benvenuti che stati, siete e sarete sempre benvenuti, quindi grazie per aver scelto anche quest'anno la Capurso in corsa tra New Age, così come un applauso, Vito, lo chiedo, per gli organizzatori di tutte le gare che andiamo a fare in... Ma tra l'altro credo che è una cosa che di più...